Buongiorno a tutte e a tutti, bentornati e buona domenica. Oggi, come potete capire, non ho messo nessun tipo di presentazione perché non leggeremo un autore importante, ma leggeremo una poesia che ho scritto ieri sera, quindi molto recente. E sarei curiosa di sapere cosa ne pensate anche nei commenti e poi anche successivamente faremo una specie di, cioè vi farò un commento. E insomma, niente, passiamo alla lettura della poesia. La poesia si intitola Genesi di una poesia. Come colui che non vede, mi sento in questo mare di parole immenso, come colui che vaga per una strada, mi sento in un incrocio di parole intenso. È buio e brancolo quell'altra tra le parole. Vorrei aggrapparmi a qualcuna e lasciarmi travolgere. Percorro un sentiero tortuoso. D'un tratto una parola inebria la mia mente, mi scuote il cuore, mi tormenta l'anima. Ha un dolce suono, quello dell'ispirazione. La desidero instancabilmente, rincorrendola. Il buio si attenua. Finalmente la luce, il colore bianco del foglio. Le parole si illuminano come stelle nella notte cupa. Eccoli i miei versi. Tutto prende forma. Adesso scorgo il mondo e grido: sei nata, poesia. Ecco, insomma, come avete potuto capire, è il periodo, il processo, diciamo, di nascita di una poesia, però nel senso non è una poesia universale, nel senso che questo è quello che provo io prima dell'ispirazione, durante la trascrizione del pensiero sul foglio, eccetera. Quindi un momento in cui mi sento smarrita e poi finalmente invece arriva la luce e riesco a scrivere qualcosa, cioè vengo ispirata da qualcosa e riesco a scrivere, insomma. E vi volevo chiedere se per voi, insomma, è così difficile magari scrivere delle poesie, se è una cosa che riuscite a fare in modo molto naturale, molto immediato, senza dover ragionare e pensarci tanto sopra. E perché penso che sia un procedimento mentale comunque che non comune a tutti, cioè ognuno ha il proprio modo di arrivare poi a comporre una poesia e sentirsi insomma pronto per pubblicarla, semplicemente anche sui social, ma anche nei libri, eccetera. Quindi io volevo semplicemente far ascoltare questa poesia, è una poesia che parla di una poesia, di come nasce una poesia, secondo la mia, tra virgolette, esperienza, insomma, sensazione che provo, secondo le mie sensazioni, e quindi mettete mi piace a questo video se vi è piaciuta la poesia, grazie se lo farete. E anche perché comunque questa idea è nata dal fatto che effettivamente quando si crea una poesia spesso si parla d'amore, si parla di altri elementi, natura, tempo, qualsiasi altre cose. Però ieri, non avendo ispirazione su questi temi, mi sono detta, ma perché non fare una poesia su come effettivamente si crea una poesia, no? E quindi non penso di essere la prima al mondo, assolutamente, cioè nel senso non voglio attribuirmi cose strane, però mi sembrava una buona idea e quindi l'ho sviluppata e è venuta fuori così. Fatemi sapere cosa ne pensate, sia della poesia e come per voi nasce l'illuminazione, nasce l'ispirazione e se dovete ragionarci molto, appunto come dicevo prima, oppure è una cosa molto naturale. Anche, insomma, forse probabilmente questa cosa dipende anche dalle
doti che si hanno, insomma. E vabbè, comunque, grazie mille per l'ascolto, spero vi sia piaciuta come poesia della domenica e che vi abbia invitato, insomma, anche a una riflessione, anche se probabilmente appunto ci avete già pensato milioni di volte. Io ve la ripropongo, insomma, alla mia maniera, diciamo, e niente, vi aspetto nei like e nei commenti. Grazie mille. Ciao.